Il momento della nostra rubrica dedicata al posto in fabbrica, quindi aziende che cercano da subito del personale. E questa mattina parliamo di Blu Serena, azienda alberghiera italiana leader per ricettività con oltre 12.000 posti letto in villaggi, hotel e centri termali in 6 regioni. E nella stagione estiva ha 3.000 dipendenti totali, ne cerca almeno 500 per la prossima stagione delle vacanze. Speriamo naturalmente che sia così. Ne parliamo con il direttore prodotto di Blu Serena, Salvatore Piazza, già collegato con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Benvenuto naturalmente a questo sfondo meraviglioso. Mi piace? Sì, sono quelli lì creati, ma mi sembra molto bello, il suo molto... È una delle vostre strutture, immaginavo. Molto molto bella. Allora partiamo dal... intanto stiamo parlando di un anno talmente particolare per il mondo del turismo che magari una riflessione su questo gliela chiediamo. Beh sì, senza alcun dubbio è un anno particolare. È un anno che viene dopo la scorsa stagione, una stagione vissuta in piena pandemia, con grande attenzione a tutti gli aspetti appunto legati alla sicurezza dei nostri clienti. Una stagione che lo scorso anno abbiamo affrontato con tutte le difficoltà del caso, per cui la prossima proveremo ad affrontarla in memoria dell'esperienza pregressa e con una dose di ottimismo in più che ci spinge proprio a investire anche nella selezione del personale e nell'apertura di tutte le nostre strutture. Insomma, tanto ottimismo, speriamo insomma che tutto vada per il meglio. Ce lo auguriamo tutti noi per il vostro settore, ma anche ovviamente per il nostro piacere di viaggiare e quant'altro. Senta Piazza, allora voi cercate 500 figure per la prossima stagione estiva. Di che figure stiamo parlando? E facciamo riferimento anche all'Academy, che fa una formazione di altissima qualità e diversi vostri tirocinanti hanno oggi ruoli dirigenziali di responsabilità. Sì, allora iniziamo con le posizioni aperte. Ho detto bene 500 posizioni aperte per la prossima estate, ovviamente distribuite tra i vari reparti alberghieri. Le do alcuni numeri, ad esempio nel reparto cucina, che è uno dei reparti più, sempre più difficili da in cui trovare e reperire personale, abbiamo 110 posizioni aperte tra cesta, ripartita, pasticceri, pizzaioli, forni di cucina, 60 camerieri di sala, 35 baristi, 20 bagnini, 125 camerieri ai piani, 12 manutentori hotel e poi facchine, detti pulizia e ristorazione e più in generale, e qui mi ricollego alle academy, giovani che abbiano competenze e voglia di imparare nel turismo. E da qui appunto l'esperienza dell'academy che giunge quest'anno alla quarta edizione, è un'occasione per i ragazzi, un'occasione di un percorso formativo che naturalmente quest'anno è interamente con didattica online, che appunto inizia con una parte teorica e poi si completa in villaggio con uno stage retribuito nei vari reparti per i quali si è fatto il corso specifico. I corsi sono cucina, calabati, lezioni hotel, contorti e booking, affitti, economato, qualità e prevenzione, amministrazione del personale, insomma c'è un po' di tutto. Quello che conta è la motivazione, la voglia di imparare, la voglia di mettersi in gioco e naturalmente cercare un'opportunità per il futuro. Lei dica del suo bene, tanti giovani che hanno iniziato con noi facendo i tirocini nel corso degli anni hanno acquisito posizioni in azienda crescendo in maniera verticale. Il concetto di crescita interna per noi è un concetto essenziale, cioè noi ai giovani è vero che diamo un'opportunità di formazione, ma abbiamo anche una prospettiva di lavoro, certo, per il futuro, al netto della realtà stagionale delle nostre strutture, ma stagionale non significa precario, noi abbiamo collaboratori stagionali che lavorano con noi da 10-15 anni, quindi comunque diamo continuità. Non c'è dubbio e non dimentichiamoci insomma che per chi ci segue in radiovisione quei 500 dipendenti che cerca l'azienda lavoreranno lì, quindi nello sfondo che vediamo in altri posti, sì, in quel contesto, in quell'azzurro bellissimo, quindi insomma per molti è un sogno. Non solo, vero, ce ne sono altri di buon luogo. Certo. Beh sì, naturalmente parliamo delle nostre 13 strutture, il punto ricettivo e una di prossima apertura nel nostro Appennino a Baresi, in Serena, Spalletti Village. E poi tra l'altro all'interno delle nostre strutture abbiamo anche una realtà importante come le terme di Torre Canne, che in questo
Esatto. Vorrei ringraziare certo. per l'opportunità, per l'opportunità che ci hanno dato. Piazza, guardi, la dobbiamo salutare. Purtroppo l'audio non è stato molto pulito nel corso di questa conversazione. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori. Comunque si è capito, diciamo, la ciccia della questione: 500 figure per la prossima stagione estiva. L'azienda è Blu Serena. Dovete scrivere a www.unimpiego.it/il-post-in-fabbrica per candidarvi. Grazie a Salvatore Piazza. Buona grazie giornata. A voi. Grazie naturalmente. Grazie.